un punto di riferimento che, consapevole dell'esperienza fatta nel tragico evento sismico che ha colpito la città dell'Aquila nel 2009, si è reso immediatamente disponibile, con la conseguente efficienza, alle popolazioni dei territori colpiti dai recenti eventi tellurici. Vogliate dunque gratuire i sensi della mia più alta stima ed un sincero ringraziamento rivolto a tutti voi che quotidianamente siete in prima linea per la salvaguardia della salute pubblica. Nel frattempo vi rinnovo i più sinceri auguri e vi invio i miei più cordiali saluti. Silvio Borrello. Sì, veramente è un onore per me portare il saluto della Regione Abruzzo oggi in questa occasione dei 75 anni di ricorrenza dell'Istituto Autoprofilattico. E io naturalmente mi associo ai saluti alle autorità presenti in sala e ai ringraziamenti a tutti voi e a tutti quelli che oggi si sono adoperati per fare questa ricorrenza. Però una cosa, a me pare tranquillo che l'Istituto Autoprofilattico dell'Abruzzo del Molise sia un punto di riferimento per la veterinaria abruzzese e molisana insindacabile, nel senso che proprio è da non mettere in dubbio, ma credo che sia un riferimento sicuro anche per il livello nazionale. E quando il Ministero della Salute ha riconfermato quelli che sono gli impegni, la stima, le prospettive per il nostro istituto, beh, mi sento tranquillo, mi sento anche di poter condividere queste impressioni e queste prospettive per il nostro istituto. Non voglio entrare in dettagli storici che molti di voi conoscono molto meglio di me, ma come ho voluto ribadire al ministro che ci ha visitato poco tempo fa, mi è parso, analizzando la storia e vivendo adesso quello che ho trovato nell'istituto, che questo istituto sia stato caratterizzato dalla capacità di scelte strategiche importanti. E se dovessi fare una sintesi spinta di queste scelte, dovrei mettere senz'altro, prima di tutto, la capacità di internazionalizzare, di cominciare a guardare il mondo come l'ambito in cui operare, non più ragionare in termini regionali, nazionali, ma transnazionali, e questo è uno degli elementi di forza che oggi l'Istituto vive, appunto, che, come è capitato al sottoscritto qualche mese fa, andando in Namibia e andando a visitare il laboratorio veterinario centrale, c'è nel parcheggio la macchina dell'Istituto Profilattico. Quindi una capacità di penetrazione che è stata molto ampia. È stato un altro elemento strategico, una scelta strategica che ha precorso i tempi, è stata la capacità di puntare ad attività certificabili. Non bastava più dire, non bastava allora, adesso sarebbe impensabile dire io sono capace di fare questa cosa, ma sono capace al punto tale che l'ha fatto certificare da un altro, quindi discorso della qualità. Essere sempre sul pezzo per essere avanti in tutta la ricerca. Mi soffermo su questo punto per ricordarvi che nel 2000 ci è stato riclonato per la prima volta il genoma umano, nel 99-2000. Per arrivare a clonare il genoma umano furono necessari 4 anni, non ricordo più perché i calcoli sono stati diversificati in vario modo, ma questa cosa costò qualcosa come 14 miliardi di dollari allora, messa assieme tutta la storia, e ci vuole un quantitativo di persone e di istituti enormi. Poi le metodiche analitiche cambiarono, saltò fuori questa Next Generation, e oggi è possibile sequenziare più o meno la stessa cosa con poche migliaia di dollari e nel tempo, in pochi giorni. Se poi guardiamo i batteri, si riesce a sequenziare con i metodi più avanzati in poche ore. L'Istituto ha questo tipo di strumentazione, sta sviluppando questa attività, ma, tanto per fare un esempio, la macchina di cui dispone, una delle più innovative, l'Illumina, è una macchina grande così, con un costo elevato di gestione,
non produrrà lo stesso dato, ma ci sono già dei sequenziatori che sono grandi così, si attaccano al computer, possono essere portati in campo. Se non si fa continuamente ricerca, il rischio di avere una macchina che costa dei milioni, una tecnologia per usarla complessa, ma poi fra un po' non è più utilizzabile. Quindi assolutamente fondamentale avere attività di ricerca, ma l'attività di ricerca che l'Istituto svolge è funzionale sia all'informazione che alla formazione, perché questo è un punto che caratterizza da sempre l'Istituto, CIFID, che eroga formazione con numeri, come vedete nei grafici, di quasi 13.000 persone che sono state raggiunte dai nostri percorsi informativi e formativi nel 2016, e attività formativa che si svolge verso il personale. Su questa attività è in procinto un potenziamento di azione, ma anche un'attività che si rivolge ai professionisti e veterinari in sede e nel mondo attraverso sistemi learning o con vari progetti di twinning. Non solo la ricerca come strumento di base per la formazione, ma naturalmente anche come servizio e supporto per tutte le strutture del Ministero della Salute, per le regioni, per gli stakeholder, per gli allevatori, per i produttori, eccetera. Quindi il cuore centrale di questa attività della ricerca è assolutamente fondamentale. Insomma, intanto grazie per avermi invitato. Sono contento di entrare per la prima volta in quest'aula che c'è perché ci siamo noi. Per chi non lo dovesse sapere, l'Università di Teramo non sarebbe se non ci fosse l'Istituto Profilattico, e non è stato semplicemente il fatto che l'Istituto è stato funzionale all'essere della facoltà di veterinaria quando questa era stata decisa. Nessuno ricorda tre uomini, si chiamavano Gino Lolli, Bernardo Granezzi e Carino Lombardi, tre democristiani, lei gongola, però erano, come dire, fra quelli che hanno fatto Teramo moderno. Si presentarono all'allora direttore dell'Istituto Profilattico e gli dissero: dacci una mano, abbiamo bisogno di una terza facoltà per poter avere la stabilizzazione, ce la possiamo fare solo se tu ci aiuti a fare la facoltà di veterinaria. Quello gli rispose: non è solito, ma una tredicesima facoltà di veterinaria in Italia è una pazzia. E quelli gli dissero: dacci una mano per piacere, e quello, come al solito, cedette. Credo contro i suoi profondi convincimenti, ma per il bene di questa città. Dunque, se questa università c'è, è perché c'era l'Istituto Zooprofilattico, che ancora c'è. Devo dire che sono arrivato a Teramo nel 2011, come dice il professor Cavalli, a Teramo, a Produzio Italia, e la prima sensazione che ho avuto è stata quella di essere ritrovato in un posto stimolante, un posto che in effetti poi ha stimolato la mia crescita professionale e ha permesso appunto di crescere e ha accolto anche la mia professionalità. Voglio condividere con voi quelle che sono state le mie prime sensazioni, che poi in realtà sono state vere, non si sono tradite. Io, appena arrivato nel 2011, voglio ricordare, dividevo la stanza con un ricercatore giapponese. Mi sembrava una cosa eccezionale, nel senso che poter avere dei momenti per scambiare delle chiacchiere con un collega che provenisse da una realtà completamente diversa, culturale completamente diversa, mi sembrava una cosa eccezionale. Poi vedendo l'istituto mi sono accorto che quella non è un'eccezione, quella è la regola. Cioè, noi lavoriamo giorno per giorno, gomito a gomito, spesso con ricercatori, colleghi, veterinari che provengono da tutto il mondo, frutto della politica lungimirante dell'istituto. L'istituto negli anni è riuscito a intraprendere numerose collaborazioni e il frutto di queste collaborazioni lo vediamo tutti i giorni in istituto. Siamo con il professor Mauro Mattioli. Oggi l'IZS compie 75 anni con una cerimonia festosa. È stato un momento per ricordare
il passato, l'evoluzione, ma anche per tracciare quelli che saranno gli obiettivi futuri. Sì, un momento di rendiconto, risultati importanti raggiunti da tutti gli uomini e le donne dell'istituto che sono lì. Io ho semplicemente raccolto un po' quello che è stato fatto in questo anno. Abbiamo sistemato un pochino l'assetto amministrativo, ma la macchina è pronta a partire per una competizione più forte, più complessa di quello che era. Il mondo cambia molto in fretta, con una rapidità che non è, a cui spesso non siamo abituati. Quando dico che cambia perché cambiano le abitudini dei consumatori. Ad esempio, noi ci occupiamo di garantire la qualità degli alimenti, ma i consumatori, ad esempio, una parte non mangia più carne, è cambiato il tipo di alimento, sono cambiate le condizioni in cui si trasformano gli alimenti, ma la cosa ancora più importante è che tutti quegli approcci biologici che venivano usati per descrivere i fenomeni, le malattie, i microrganismi, eccetera, molti di questi strumenti sono obsoleti, cambiano, quindi bisogna riadeguare la tecnologia, e tutto questo trova una risposta nella ricerca, e questo è il futuro dell'istituto, è potenziare un'attività di ricerca che già esiste, ma potenziarla e farne uno strumento di comunicazione e anche di informazione. Box.